e ben arrivati i nuovi iscritti al canale. Oggi voglio parlarvi di un argomento che sono sicura interessa tantissimi di voi, interessa anche a me in prima persona, come scoprirete in seguito, e riguarda come e se è possibile schiarire i capelli in modo naturale per far scaricare l'acne dai nostri capelli. Ci sono ovviamente anche in questo caso varie casistiche, ossia c'è il caso della persona che ha appena fatto per la prima volta il mix tintorio e si ritrova, perché non ha fatto il test di prova, con un colore più scuro di quello che le piacerebbe. Oppure c'è il caso mio, che ad un certo punto l'anno scorso ho deciso di virare il mio castano medio scuro su un castano molto scuro, che attualmente sembra quasi nero, soprattutto qui all'interno con la luce artificiale sembrano nerissimi. Attualmente mi piacerebbe, con la bella stagione, tornare di nuovo su un colore un po' più chiaro, diciamo, anche se chiaro tra virgolette, un po' meno cupo, un po' meno intenso e un po' più pieno di riflessi. Come posso fare questo? È possibile farlo? Oggi lo scopriremo. Prima di tutto forse dovremmo andare a capire cosa vuol dire schiarire, decolorare i capelli. Vuol dire andare a togliere del pigmento dal nostro fusto, alterando e ossidando la melanina, cambiando la struttura del nostro fusto in modo irrimediabile. Quindi anche se faremo tutti gli impacchi di questo mondo, il capello non tornerà mai più come prima, allo stato di salute iniziale, proprio perché siamo andati ad alterare la sua composizione interna. Il mio intento non è quello di consigliarvi se andate a fare la decolorazione con l'acqua ossigenata oppure con il perossido di idrogeno, però vi voglio consigliare di armarvi di tanta pazienza, sicuramente, di essere costanti, e vi voglio indicare qualche trucchetto che potete applicare sui vostri capelli. In primis voglio parlare di quelle persone che hanno applicato per la prima volta il mix tintorio sui loro capelli e quindi hanno ottenuto un colore un po' più scuro di quello che avrebbero desiderato, proprio perché non hanno fatto il test di prova prima e quindi si sono trovati con questa sorpresa. Non disperate, cosa bella delle erbe tintorie è che comunque scaricano i primi due tre shampoo, quindi soprattutto il Katam e l'Indigo, che sono quei colori che non si fissano subito al fusto. Nel tempo, dopo varie applicazioni, sicuramente stratificano e quindi rimangono sui capelli, tant'è che le mie lunghezze sono risultato solo dell'applicazione sulla ricrescita. Io non ho mai passato il Katam o l'Indigo puri, oppure comunque il mix tintorio, sulle lunghezze, mai. In tutti questi mesi da che ho ottenuto questo, che ho applicato insomma il mix tintorio, io non ho mai applicato un mix tintorio sulle mie lunghezze. Le lunghezze sono colorate così solo perché ho fatto l'applicazione sulla ricrescita. Quindi, se non avete ancora il colore stratificato, basterà appunto attendere pazientemente per 2-3 shampoo. E se volete facilitare appunto che il colore scarichi, potete fare qualche impacco con l'olio di coco oppure con il burro di karité, perché gli oli, se non lo sapevate, aiutano tantissimo a far scaricare le erbe tintorie. Poi, se estate, insomma, prendete il sole, siete al mare, sicuramente con l'olio applicato sulle vostre lunghezze riuscirete a scaricare ancora prima questo colore. Ovviamente, se il colore è stratificato nel tempo, come nel mio caso, sarà un po' più difficile. Ci sono persone che ottengono un colore più scuro di quello che desiderano perché hanno stratificato il colore nel tempo, quindi quando fanno l'applicazione sulla ricrescita passano lo stesso mix anche sulle lunghezze. Io vi sconsiglio di fare questo, soprattutto se non desiderate finire con un colore molto più scuro di quello che avete attualmente. Vi consiglio di fare appunto il vostro mix tintorio, che vi copre la vostra ricrescita bianca, sulla ricrescita che avete, e di assolutamente diluire lo stesso mix tintorio utilizzando una maggiore percentuale di cassia, se proprio volete appunto fare un passaggio di erbe tintorie anche sulle lunghezze, perché comunque ne godono tantissimo in seguito all'applicazione. Utilizzate un mix tintorio in cui prevale la cassia, proprio perché diluisce tantissimo il potere tintorio delle erbette, appunto della lausonia e del Katam, e riuscite appunto a godere dei benefici di un impacco tintorio senza andare a scurire, a stratificare troppo il colore. Come fare però, appunto, come nel mio caso, a tornare
a ottenere un colore più chiaro di quello che si ha attualmente. Quindi, a parte fare i vari impacchi di cui vi parlerò, quali sono gli impacchi che io preferisco alternare proprio per far scaricare il colore sulle lunghezze, dovete procedere soprattutto a cambiare il vostro mix tintorio per la ricrescita, perché se è un mix molto scuro, ovviamente nel tempo non fate che rimanere scure. Però nel mio caso adesso preferisco, appunto, se voglio tornare su un castano un po' meno scuro, anche se un po' più riflessato, quindi che a me non dispiacciono per niente i riflessi, ho cambiato il mio mix tintorio. Mi sta bene che si noti lo stacco, perché sto guardando nella prospettiva più ampia, quindi anche se per qualche mese, qualche buon mese, dovrò un attimino subire lo stacco tra la ricrescita e le lunghezze, sono certa che però piano piano, con i vari impacchi che faccio anche sulle lunghezze, piano piano riuscirò ad uniformare il colore. Allora, ma quali sono questi metodi per schiarire in modo naturale i propri capelli e far scaricare l'henné? Allora, sapete che ogni capello è a sé e che quindi non è una scienza esatta, non ci sono regole e, diciamo, ricette che diano lo stesso risultato a tutti. Io vi consiglio di sperimentare e soprattutto di alternare i metodi di cui vi parlerò a breve. Ci sono capelli che reagiscono benissimo agli impacchi, come vi dicevo, di olio e burro di karité, olio di cocco, perché è ottimo per i capelli, perché va anche a integrare il film idrolipidico dei capelli, quindi non solo andate a scaricare l'henné, ma sicuramente trarrà anche tantissimo giovamento a livello di nutrimento, proprio, se così possiamo dire, visto che il capello è comunque materia morta. E soprattutto vi consiglio di alternare questi impacchi oleosi, che sono ancora meglio se fatti quando andate al mare sotto il sole, perché là ottenete il massimo. Vi consiglio di alternare con degli impacchi idratanti a base di amido di riso oppure a base di amido di mais. Qui sul canale c'è il tutorial in cui vi faccio vedere come preparare questo impacco di amido di riso oppure di mais, oppure anche l'impacco di fieno greco. Anche questo tutorial lo trovate qui sul canale, vi lascio il link nell'info box. Sono impacchi che ho notato che, in base alla tipologia di capello su cui vengono applicati, possono o meno far scaricare il colore. Ci sono tantissime persone che evitano, appunto, gli impacchi di amido oppure di amido di riso o di mais, proprio perché dicono che fanno scaricare il colore. Così come io ho notato sui miei capelli che, per esempio, gli impacchi di fieno greco fanno scaricare il colore. Dovete sperimentare, come vedete, perché non funziona allo stesso modo per tutti. Un altro metodo che sto sperimentando, ma diciamo che non sono molto convinta, è quello di utilizzare, di fare un impacco di una mezz'oretta, massimo un'oretta, di balsamo e succo di limone. Come sapete, il succo di limone tende a seccare i capelli, però in questo connubio con il balsamo, che ha una quota grassa, anche una quota idrofila, non dovrebbe avere lo stesso effetto seccante, disidratante sui capelli, e nello stesso tempo dovrebbe comunque aiutare a far scaricare il colore. Ovviamente ci tengo a fare una precisazione, perché non vorrei si creassero delle aspettative false. Più i capelli sono chiari, più è facile, utilizzando questi metodi naturali per schiarire i capelli, notare i progressi che si fanno. E più i capelli sono scuri, più l'henné è stratificato, più sarà difficile vedere questi progressi. Perché? Perché questi metodi che io vi ho consigliato, questi impacchi, sono talmente blandi che veramente richiedono tantissima costanza nel tempo e una pazienza certosina, proprio perché si fa una scelta consapevole di proseguire su un percorso in cui noi non andiamo a stressare i nostri capelli, la nostra chioma, ma andiamo a decolorarla, a schiarirla in modo graduale, in modo molto molto delicato, quindi senza andare a stressare un fusto togliendo il suo pigmento naturale. Andiamo piano piano con questi impacchi naturali a togliere dei strati di colore che rivestono attualmente il nostro fusto. Ovviamente nulla vi proibisce di fare un cambio repentino e andare ad utilizzare le alternative chimiche che ci sono sul mercato.
Occhio che appunto ci sono tantissime lozioni schiarenti, spray schiarenti, shampoo schiarenti a base di camomilla. Mi raccomando, non fatevi ingannare, contengono sempre una minima percentuale di acqua ossigenata oppure di perossido di idrogeno che vanno comunque a togliere il pigmento dal nostro fusto cambiandolo in modo definitivo. Nulla, vi lascio, spero che il video vi è piaciuto come al solito, mi raccomando lasciate un like se così fosse. Iscrivetevi al canale e soprattutto condividete il video con chi considerate possa trovarlo interessante. Ci vediamo la settimana prossima. Ciao!